Buongiorno, benvenuti a tutti i lettori della Tecnica della Scuola. Vi ricordo che potete seguirci sui social e potete attivare la campanella su YouTube per ricevere le notifiche ed essere sempre aggiornati sui nostri appuntamenti live. Stamattina giornata caldissima per il mondo della scuola, perché oggi 30 maggio giorno di sciopero nazionale. Abbiamo in piazza Roma il nostro direttore Alessandro Giuliani, che sta intervistando nel corso di questa mattinata i leader dei sindacati. Hanno aderito allo sciopero, ricordiamo, FLC, CGIL, la CISL, la UIL, la SNALS, Gilda, la SISA, l'ANIEF ed FLP Scuola. Sentiamo il nostro direttore Alessandro Giuliani, che farà il punto di questa mattina. Bene, siamo collegati con Piazza Santa Maria Apostoli a Roma. Lo sciopero, a quanto ci risulta, ha avuto un discreto riscontro. Ci sono diverse scuole che hanno avuto problemi nella didattica, alcune addirittura non hanno aperto i battenti, quindi le lezioni in alcune scuole non si sono svolte. Si stanno alternando in questo momento i segretari dei partiti, dei sindacati maggiori. In questo momento Francesco Sinopoli stanno spendendo delle parole molto critiche nei confronti e del ministro e del governo Rei, di non aver ascoltato le ragioni della piazza, di non aver rispettato l'accordo di un anno fa di Palazzo Chigi e soprattutto di non aver collocato nel rinnovo contrattuale quelle risorse che servono a avvicinare gli stipendi dei nostri docenti e del personale ATA almeno alla media europea. La protesta in questo momento verte anche e soprattutto sul decreto legge 36, è iniziato l'esame in prima e settima commissione al Senato. È un esame che a detta però del ministro non avrebbe tantissime possibilità di modifica, in quanto è collegato a doppio filo con il PNRR, quindi il recovery plan, e anche a proposito del decreto legge 36, soprattutto la parte che riguarda la formazione, una formazione che diventerebbe obbligatoria e che porterebbe solo a partire dal 2027 solo al massimo per il 40% degli insegnanti, non per il personale ATA, completamente escluso da questa riforma, una cifra che si aggira sui 3.000 euro lordi. Ecco, questo non viene accettato dai sindacati. I sindacati vogliono anche contrattare questo genere di emolumento e soprattutto vogliono che a tutti venga garantita la formazione in orario di servizio e attraverso degli emolumenti non limitati a una piccola fetta del personale. E altri punti contestati riguardano anche la formazione obbligatoria, che verrebbe appunto realizzata in ambito digitale attraverso delle modalità, dei corsi poi da stabilire a livello di singoli collegi dei docenti, e che non prevede nessun tipo di sovvenzione da parte dello Stato. Ecco, io mi lascerei la linea per qualche minuto e poi vado andiamo ad ascoltare i vari sindacalisti presenti, tanti sindacalisti presenti in questo momento in Piazza Apostoli a Roma. Il nostro direttore Alessandro Giuliani ha intervistato Marcello Pacifico, referente dell'ANIEF. Vediamo cosa ha da dire. Lo sciopero della scuola oggi 30 maggio 2022. Siete tornati in piazza per la seconda volta in un mese. Cosa è cambiato in questi 20 giorni, 25 giorni? E se non è cambiato niente, cosa chiedete al governo e al Ministero dell'Istruzione? Ma ci sono degli emendamenti che sono stati presentati in Senato, emendamenti che vorrebbero dare una risposta a quelle che mancano rispetto al tema del reclutamento e rispetto al tema della formazione. Siamo oggi qui per ribadire insieme a tutti i sindacati rappresentativi, l'altra volta siamo scesi in piazza con i sindacati autonomi di base, per dire sempre una cosa importante, che è quella per cui il sindacato è a favore della formazione, ma vuole una formazione retribuita in orario di servizio, una formazione per tutti e non discriminatoria, e poi vuole un reclutamento che porti
il merito anche per i precari che da anni insegnano nelle nostre scuole attraverso un accesso a un percorso abilitante che gli confermi nei ruoli, e i più giovani invece gli permetta direttamente, uscendo dall'anno di formazione, il ruolo, quel ruolo che meritano, avendo passato, quando passeranno ovviamente, l'accesso al numero programmato per questi corsi. Pacifico, voi siete in piazza anche per gli stipendi, c'è un rinnovo del contratto all'Aran, sono state appena avviate le trattative, il giorno 7 nuovo incontro, cosa chiederete? Ma noi chiediamo un contratto ponte, è vero che i soldi stanziati dal governo sono pochi, si parla di 107 euro lorde, quindi sono un 70 euro nette, 75 euro nette, ma li sono molte di più di quelle stanziate 4 anni fa, quando si era firmato il contratto dopo 14 anni, e soprattutto dovrebbero, il contratto ponte serve in un momento in cui l'inflazione è salita di 6 punti, quindi veramente i nostri stipendi sono da morti di fame, quindi, ma non per fermarci lì, vorremmo che questi soldi fossero stanziati con questo contratto ponte per aprire le trattative sul rinnovo del contratto, questo ora, 2022-2024. Devo ricordare che questo contratto riguarda un periodo che è scaduto, quindi lì bisogna subito andare a recuperare gli arretrati, andare a recuperare quei pochi aumenti, perché 107 euro sono pochi, ma andarli a recuperare per poter parlare di tutto il resto. Chi invece gioca a perdere tempo fa il gioco del governo, cioè significa continuare a impoverire la maggior parte di insegnanti ATA, significa comunque continuare ad avere stipendi da fame. Ricordiamo, gli stipendi sono bloccati ormai da 40 mesi, a questo punto se non ci dovessero essere risposte positive sul fronte della contrattazione, sul decreto 36, secondo lei la protesta in 30 secondi andrà avanti? Abbiamo vinto al Comitato Europeo dei Diritti Sociali e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla buona scuola, ricorreremo ancora una volta e denunceremo la questione irrisolta in Europa. Quindi uno spostamento della vertenza sul fronte tribunale? Tribunale e istituzioni europee. Grazie a Marcello Pacifico, Presidente Nazionale ANIEF. Grazie a tutti voi. Sentiamo adesso Pino Turi della UIL Scuola. Turi, giorno dello sciopero, secondo sciopero che fate quest'anno come sindacati. Avete detto che lo sciopero dal palco costa ai lavoratori, sembra che la risposta non sia così deludente come qualcuno aveva ipotizzato. Cosa chiedete e soprattutto perché il governo deve darvi venirvi dietro e soprattutto dare ragione alle vostre richieste? Allora, oggi la piazza ha avuto un riscontro positivo, noi stiamo aspettando di vedere le adesioni allo sciopero, perché sono quelle che ci consegnano un mandato nei confronti sia dell'ARAN che del governo. Mi auguro che il governo sia attento ai segnali di una insofferenza da parte del mondo della scuola, che non è soltanto sindacale, ma è di natura più generale e politica ed è costituzionale. Io vorrei dire a chi ci ascolta che oggi in questa piazza si manifestava per la libertà e per la democrazia di questo paese, che la scuola ne rappresenta uno spaccato concreto. Trasformare la scuola in un grande ufficio di formazione professionale per collocare i nostri giovani al lavoro non lo possiamo accettare, andrebbe contro la Costituzione e farebbe peggio soltanto con l'industria e le elite di questo paese. Stiamo attenti perché la democrazia non è in vendita. E poi ci sono gli aspetti di natura più generale di un contratto che non è scaduto da 41 mesi, risorse sempre più risicate, impossibilità di fare un ragionamento con questo governo con cui abbiamo anche sottoscritto un accordo. Ma perché quell'accordo è venuto meno, Turi? Non siete voi a spiegare i motivi, quello che è accaduto è che praticamente la risposta da parte del governo è fortemente diversa dall'accordo sostenuto e sottoscritto con la Soliti nel maggio 2021. Ma l'accordo è stato disatteso. Sono andati avanti da soli perché non credono neanche loro, non hanno la forza di mantenere un confronto di merito. Perché se ci fosse un confronto di merito, la democrazia vera, ci saremmo arrivati a una intesa. Invece, evidentemente, partiamo da posizioni totalmente opposte e quindi il governo non trova di meglio che fare un decreto, decide autoritativamente. Non è solo un problema di risorse. Per me no, perché la dignità di un
di una categoria viene prima delle risorse. Le risorse si possono anche trovare, ma la dignità una volta persa è irrecuperabile. E perdere dignità per un comparto come la scuola significa indebolire la democrazia di questo paese. Bene, grazie. Fino a Duri, leader Will Scuola. Arrivederci. Ai microfoni di Alessandro Giuliani, Francesco Sinopoli, di FLC-CGL. Cosa avete chiesto dalla piazza Santa Maria Apostoli a Roma al governo e al Ministero dell'Istruzione? Abbiamo chiesto che questo decreto contro la scuola cambi, ci sia lo straccio della parte sulla formazione, venga rinviata come normalmente dovrebbe essere al contratto, che ai precari vengano riconosciute le loro giuste aspettative, che si investa nel rinnovo contrattuale perché i soldi sono pochi e che piuttosto che tagliare organici si investa nel tempo scuola con gli organici. Non bastano i soldi del PNRR, ma l'abbiamo detto già l'anno scorso, questa è una ripetizione, sapevamo che finiva così, ma bisogna convincerci tutti che se ci mettiamo insieme le cose cambiano, se no... Ritornate uniti come sindacati dopo un periodo di frammentazione, questo dà forza alla vostra protesta? L'unità sindacale dà naturalmente forza alla protesta delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi abbiamo avuto una lunga tradizione di unità sindacale nel nostro paese, tra sindacati cooperati, ma nella scuola in particolare. La frattura di qualche mese fa speriamo che possa archiviarsi, ma soprattutto che partano dal basso le giuste richieste, perché se i lavoratori sono uniti anche i sindacati. Ultima domanda, siamo ormai a giugno, estate 2022, i soldi per il rinnovo del contratto difficilmente potranno arrivare prima della nuova legge di bilancio. Voi cosa pensate quindi nei prossimi mesi di continuare la protesta, la mobilitazione? Non c'è solo il decreto legge 36, ma ci sono in ballo diverse questioni, tra cui anche il rinnovo del contratto. Qual è la situazione? C'è naturalmente il rinnovo del contratto, in questo momento gli aumenti sono inaccettabili. Nei fatti parliamo 50 euro lordi per i collaboratori per arrivare al massimo a 75 per i segni. Sono aumenti dignitosi, in particolare non lo sono in generale, dopo due anni di pandemia ci aspettavamo sicuramente di più e siamo convinti che l'ultima legge di bilancio della legislatura, l'ho ricordato anche dal palco, debba dare le giuste risposte alla scuola e a chi lavora nella scuola, a chi fa la scuola. Bene, grazie Francesco Sinopoli. Alessandro Giuliani intervista Elvira Serafini della SNALS. Se non ci saranno risposte serie e positive, la situazione rimane così di stallo, continueremo, perché diciamo basta alle bugie, diciamo basta a tutte le frottole che vengono raccontate. La situazione è veramente drammatica, abbiamo un decreto legge che sta togliendo la dignità al mondo della scuola e quando parliamo di personale parliamo di tutto il personale ATA, del DSGA, dei DSGA facenti funzioni, dei precari che sono stati dimenticati e martoriati, di tutti i docenti di ruolo, degli ingabbiati, degli immobilizzati, dei dirigenti scolastici. Ecco, chiediamo di tornare a un tavolo della contrattazione. Sono tutti argomenti che vanno trattati al tavolo della contrattazione. Non può un decreto legge sottrarre a quelle che sono le situazioni contrattuali. Serafini, un anno fa avevate sottoscritto un patto, quel patto è rimasto veramente poco, forse nulla. Ma perché è andata, diciamo, a così deteriorarsi il rapporto con le istituzioni? Insomma, non era da poco quell'accordo. Cosa è accaduto nel frattempo? Il patto ci lasciava sperare, l'abbiamo firmato perché eravamo convinti del fatto che i patti si mantengono e invece è stato completamente disatteso, era un patto che dava dignità, che dava nuove risorse, che speravamo di poter veramente dare seguito alla mobilitazione e poter anche avere in breve tempo i docenti in casa e porre fine al precariato. Dare dignità a un contratto serio, degli aumenti stipendiali. Il ministro ci aveva promesso un aumento a tre cifre, invece per il pubblico impiego abbiamo un aumento di 350 euro e per la scuola
80 euro il massimo e va così a scalare sino a 50 euro. Capisce bene che è un contratto che non può essere accettato, anche perché si lega a un discorso della formazione, la formazione e con i soldi dei docenti, sottratti alla carta dei docenti e utilizzando i fondi del contratto che già erano nostri, i fondi nostri. Allora oggi sono altre risorse e si dà dignità a tutto il personale o continuiamo la lotta, basta con le bugie. Bene, nel compito c'è da aggiungere anche il taglio di 9.600 cattedre. Certo, questo credo che sia è vero dal 2026, non da subito, però la dice lunga un po' sulla volontà a mantenere gli organici e investire sulla scuola. Si parla di aiutare il mondo della scuola cercando di ridimensionare il numero degli alunni per classe e invece che cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo un taglio nell'arco di 3 anni di 10.000 posti di lavoro, basta, non possiamo più accettare una cosa del genere. Ancora un'intervista del nostro direttore Alessandro Giuliani con uno studente stavolta, sentiamo cosa ha da dire. Passiamo qui con Daniele, ragazzo del Fronte Gioventù Comunista, anche loro sono qui presenti in piazza Santi Apostoli a Roma. Perché siete a fianco dei lavoratori della scuola? Allora, siamo sempre stati a fianco ai lavoratori della scuola, a partire dalle varie mobilitazioni che ci sono state sul piano studentesco in tutti questi ultimi mesi. Anzi, abbiamo chiesto a gran voce che si unissero a noi anche i docenti. Questo perché? Perché fondamentalmente quello che accade oggi nel mondo della scuola non è uno scontro fra giovani e fra anziani, fra studenti e docenti. È una direzione che il sistema scolastico italiano sta assumendo per volontà del governo Draghi, che è diretta nell'asservire completamente il sistema scolastico sugli interessi delle aziende. Questo tocca gli studenti, per esempio con provvedimenti come PCTO e l'alternanza, i docenti con alti tassi di precarizzazione, non rinnovo dei contratti e salari da fame. È il momento di unire le lotte degli studenti e dei docenti per conquistare una scuola che sia effettivamente giusta e che sia misurata sulle esigenze degli studenti e dei docenti e non di quelli dei confini. Si parla anche a scuola dei problemi con i docenti, dei problemi della scuola, con qualche insegnante. Sì. Voi affrontate queste situazioni a che livello? Sì, sì, dentro varie scuole comunque sappiamo che ci sono dei docenti come degli studenti che sono sensibili a tutte queste tematiche, anche perché sul lato studentesco vediamo come mentalmente dalla morte di Lorenzo e di Giuseppe, l'altro ragazzo che pochi giorni parliamo di due ragazzi che dei bruttissimi incidenti, un terzo di pochi giorni fa e in generale anche senza arrivare agli esiti drammatici di questi tre, però effettivamente vediamo come il sistema dell'alternanza scuola-lavoro sia fatto in contesti di non sicurezza e la stessa cosa accade per quanto riguarda i docenti, perché i docenti si ritrovano da un giorno alla notte senza un contratto, senza possibilità di avere appunto il pane da portare a casa e a volte magari bloccati in giri burocratici di 5 anni, 6 anni di concorsi che non finiscono mai e quindi è anche naturale e per fortuna che si sviluppi anche all'interno delle classi proprio un dibattito su queste questioni. Però voi non chiedete l'abolizione, la cancellazione del PCTO, chiedete sicurezza, quindi una condizione di svolgimento degli stage in maniera sicura, favorevolmente proiettata tra l'altro a una vera formazione che non sia sfruttamento, mi sembra di capire. Allora, sì, la questione però è che per l'alternanza scuola-lavoro, e poi possiamo definirla sia alternanza e PCTO, alla fine cambia solo il nome ma è la stessa identica cosa, e il fatto qual è? Che l'alternanza scuola-lavoro, per come è concepita oggi, è praticamente non è una questione formativa, è semplice sfruttamento da parte delle aziende sui ragazzi, per questo noi chiediamo l'abolizione, però l'abolizione non va intesa come un'abolizione diciamo massimalista dell'annullare completamente i contatti che devono stare tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, noi chiediamo dei percorsi di tirocini che siano retribuiti con almeno un 60% della retribuzione che un lavoratore normale quindi formato fa su quel posto, diritto di sindacalizzazione. Però tutto questo purtroppo, per come proprio è concepita la riforma dell'alternanza dalla buona scuola in poi, quindi tutte le varie riforme l'hanno inserite, è impossibile se non mutando completamente quella che è l'alternanza. Per questo noi chiediamo l'abolizione.
però ripeto, non è un'abolizione che chiede che il mondo della scuola e il mondo del lavoro debbano essere staccati completamente, anche perché ci sono migliaia di studenti, specialmente quelli dei tecnici professionali, che hanno bisogno, proprio per il loro percorso formativo, di fare delle ore di formazione, non di sfruttamento, anche all'interno di contesti produttivi. La cosa è che attualmente in Italia è lo stesso paese in cui muoiono 3 lavoratori al giorno all'interno degli stessi contesti produttivi, e quindi anche statisticamente più probabile che purtroppo muoiano più ragazzi in un contesto in cui neanche hanno non è neanche, come dire, forza lavoro qualificata, perché sta formando in quel contesto. Per questo si chiede anche più sicurezza. Noi ringraziamo Daniele del Fronte della Gioventù Comunista, e con l'occasione chiudiamo anche il collegamento qui da Santa Maria Apostoli, Piazza Santa Maria Apostoli a Roma. Si è appena conclusa praticamente la manifestazione, e si stanno man mano portando verso i pullman i tanti migliaia di manifestanti che sono arrivati qui a Roma anche da tutta Italia attraverso tutti i mezzi, ci risulta alcuni anche in treno, diversi appunto in pullman, e vedremo se nei prossimi giorni ci sarà una risposta da parte più che del governo, sarà il Parlamento a dover tagliare i tanti emendamenti, sono centinaia gli emendamenti che riguardano la scuola, il decreto legge 36 a partire dall'articolo 44. Sappiamo che non ci sono moltissime possibilità, però ecco, da quello che abbiamo potuto capire, se l'impianto del decreto dovesse rimanere immutato, sostanzialmente uguale a quello che è stato approvato lo scorso 30 aprile e la fine di aprile, poi pubblicato il 30 aprile in Gazzetta Ufficiale, credo che ci ritroveremo a breve nella condizione di commentare un nuovo sciopero. A voi la linea. Ringraziamo il nostro direttore Alessandro Giuliani per aver seguito per noi da Roma questo evento, e ricordiamo che nei prossimi giorni ascolteremo anche le voci di Ivana Barbacci, segretaria di CISL Scuola, e di Rino Di Meglio, coordinatore della Gilda degli Insegnanti. Alla prossima.